Buongiorno, bentrovati, ben arrivati a We Like Volvera, mia SD e io sono Ilaria, Ilaria Ramundo. Bentrovati per quest'altro nostro incontro di yoga giapponese di questa settimana, il secondo. E io direi di procedere, spero che ieri sia andato tutto bene. Oggi abbiamo la lezione di mattina, quindi è una cosa positiva in quanto così ci carichiamo bene per poter poi affrontare tutta la nostra giornata che sicuramente sarà meravigliosa in modo diverso. Bene, direi di procedere, di iniziare con la fase del rilassamento. Vi ricordo che ogni esercizio, ogni posizione, il corpo in ogni posizione assumerà una lettera dell'alfabeto, ad esempio iniziamo con la prima che è la lettera Z per poi andare avanti con la I, la P, la Q e via discorrendo, ogni volta ve lo spiegherò, lavoreremo sui meridiani, quindi su questi canali energetici dove scorre la nostra energia nel nostro corpo, stimoliamo l'energia per poter farla scorrere appunto in equilibrio, quindi per poter trovare uno stato di benessere mente, corpo e spirito. Benissimo, iniziamo con il prepararci, col distenderci comodamente a pancia in su, scegliete un tappeto, un tappetino da yoga, piuttosto che anche il divano, il letto, l'importante è che riuscite a sdraiarvi comodamente a pancia in su. Io rimango per questa posizione invece seduta, così almeno riesco a comunicare meglio. Chiudiamo gli occhi, respiriamo, vi ricordo il respiro lento, profondo, un respiro che inizia dal naso e lentamente raggiunge l'addome, nella zona dell'ombelico, l'addome si gonfia. E poi lentamente il respiro esce, l'addome si sgonfia e buttiamo fuori l'aria dal naso o dalla bocca. Benissimo, iniziamo pure, occhi chiusi, bocca chiusa. Inspiro profondamente, espiro. Rilasso bene tutto il mio corpo. Lascio andare ogni tensione accumulata durante la mattina, durante le giornate precedenti. Cerco proprio di gonfiare il più possibile l'addome e sgonfiarlo. Rilasso bene il corpo a partire dalla cima del capo. Rilasso il collo, le spalle morbide, rilassate, cerco di ottenere il più possibile il contatto con la terra, con il pavimento. Le braccia sono morbide, rilassate lungo il corpo, con le mani che hanno i palmi rivolti verso l'alto. Rilasso la schiena a partire dalla parte alta in corrispondenza del petto fino a raggiungere la parte bassa in corrispondenza dell'addome. Rilasso i fianchi, le gambe sono distese, non incrociate, poco più larghe delle nostre spalle. Rilasso i piedi morbidi e li lascio andare nella loro posizione naturale. Relax. 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 Penso al respiro, all'aria che entra,
lascio andare pensieri, distrazioni interne, esterne, riportando l'attenzione al respiro. Il respiro è profondo, lento. Tutto il mio corpo si rilassa. Entro in contatto con il mio respiro. Respiro profondo. E poi lentamente inizio a fare dei piccoli e lievi movimenti con le mani, con i piedi. E dalla posizione sdraiata mi alzo lentamente, mi raccomando, fatelo passando da un fianco e ci riconnettiamo sempre con il respiro, ci mettiamo in piedi delicatamente, piedi larghi quanto le nostre spalle, posizione della I, occhi sempre chiusi, mani nell'addome, sotto l'ombelico, poco sotto, circa 3 dita, occhi chiusi, rilasso le spalle, riconnettiamo di nuovo il nostro respiro, ci ascoltiamo. Gli occhi sono chiusi, se riusciamo. Respiriamo profondamente, uno, due, tre, e poi sciolgo. Ok, posizione sempre in piedi. Piedi larghi quanto le nostre spalle o poco più. Esercizio della P, vasoconcezione. Mani all'attaccatura dei glutei. Inspiro profondamente. Espiro, porto indietro il capo. Tre respiri profondi. Ogni esercizio viene ripetuto 3 volte, ogni volta 3 respiri profondi. Inspiro, vado giù, faccio l'esercizio, al terzo ispiro ritorno lentamente su. Riproponiamo, inspiro, espiro, vado giù. Sciolgo, benissimo. Ultima volta, inspiro, espiro, vado indietro. E torno su, perfetto. Mi ricordo il dolore, se arriva il dolore è positivo. Il dolore è qualcosa che ci permette di ascoltare il nostro corpo, quindi il nostro corpo sta comunicando con noi e noi dobbiamo ascoltarlo. Se percepisco dolore, rallento un po' la tensione e torno.
sempre con l'inspiro e l'espiro. Ok, piedi sempre larghi quanto le nostre spalle, leggermente di più. Inspiro profondamente, porto in avanti il capo e con le braccia avvolgo le cosce. Tre respiri. Poi lentamente torno su. Lo faccio sempre espirando. Perfetto. Quando mi sento pronta lo ripropongo. Inspiro. Espiro. Vado giù. Respiro, torno su, sciolgo, perfetto. Pronti per l'ultima volta? Inspiro, espiro, vado giù. Esercizio della Q, vaso governatore. Sciolgo, perfetto. Adesso, anzi no, mi metto sempre sul fianco, vi faccio vedere, però lo facciamo poi sul fianco, allargo le gambe un po' di più, dobbiamo disegnare con il nostro corpo la lettera A, andiamo a lavorare con il metallo, ok, quindi apriamo le gambe, le mani le portiamo dietro nella schiena. Uniamo, incrociamo solo i pollici in questo modo qua, ok? Metallo, lavoriamo su polmone e intestino crasso. Inspiriamo profondamente ed espirando giù il capo, sulle braccia, su, su. Giù il capo, sulle braccia, respiro profondamente. Espirando, torno su. Vedete che lo faccio molto lento, molto lento. Perfetto. Ripropongo altre due volte. Inspiro, espiro, vado giù. Vi ricordo di tenere gli occhi chiusi, questo vi permette di ascoltarvi maggiormente, di sentire cosa accade. Attenzione ai dolori, i dolori arrivano per spiegarci che dobbiamo fermarci un attimo e tornare un po' indietro. E torno su. Lentamente al terzo espiro. Perfetto. Ultima volta, inspiro e terminiamo l'esercizio dell'A. Espiro, vado giù. Lentamente, lentamente, lentamente. E sciolgo, sciolgo la posizione. Perfetto. Adesso ci mettiamo giù, in ginocchio. Cambiamo l'elemento. Lavoriamo sulla terra. Stomaco e milza pancreas. Allora, mi metto di fianco. Riprendiamo l'esercizio impegnativo, mi raccomando, ma voi fatelo fino a dove non percepite dolore.
È un esercizio che ha bisogno di tempo per essere completato, ma nessuno ha fretta, quindi mi raccomando, ascoltatevi. Glutei appoggiati sui talloni, metto in ginocchio, respiro profondamente, mi faccio spazio con i glutei tra i piedi. Fino ad avere i glutei a terra e i piedi sui fianchi. Respiro. Se sono, me la sento, non ho dolore, espirando vado giù. In questo modo appoggio delicatamente le braccia e i gomiti a terra e rimango qui in questa posizione, respirando profondamente. 3 respiri, 1, 2, 3. E se me la sento, se non ho dolore, vado giù, espirando con il capo, appoggio la schiena, porto dietro le braccia e distendo. 3 respiri, 1, 2, 3. Sciolgo e ora lentamente passando dal fianco possibilmente ci mettiamo di nuovo in ginocchio. Facciamo un esercizio introdotto ieri che ci permette di migliorare l'esercizio della B. Questo è l'esercizio della W, sono sempre in ginocchio in questo modo. Appoggio le mani sulle ginocchia e immagino di salire degli scalini proprio solo con le ginocchia, quindi lo facciamo 10 volte. Appoggio, quindi quando tiro sul ginocchio per salire il primo gradino, la forza la dà il ginocchio, la gamba, la coscia. Quando invece devo scendere è la mano che spinge in questo modo e alterniamo. Iniziamo. 1, 2, sempre respirando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ce la faccio, riproponiamo ancora un'altra serie di 10. Via, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo. Riproponiamo l'esercizio di prima per vedere se qualcosa è cambiato. Quindi, glutei appoggiati ai talloni. Espirando, butto fuori l'aria, faccio spazio con i glutei tra i piedi, piedi sui fianchi. Espirando delicatamente, vado giù, appoggio i gomiti a terra, 3 respiri profondi. E al terzo espiro, se riesco. Vado giù, distendo bene le braccia, appoggio la schiena a terra. Chi non riesce l'esercizio, a fare l'esercizio, non importa. Arrivate fino a dove non sentite dolore, anche solo rimanere in ginocchio, quindi nella parte iniziale, respirare profondamente va benissimo. Non abbandonate l'esercizio. Non dite non riesco, non lo faccio, fatelo, ma rimanete lì, date il tempo al vostro corpo di abituarsi. Allora, passiamo all'esercizio successivo, l'esercizio della C. Uniamo le piante dei piedi, quindi ci sediamo, piante dei piedi unite, con le mani prendiamo le dita dei piedi.
Lavoriamo qui sul fuoco, il fuoco imperiale, cuore e intestino tenue. Inspiro profondamente. Espiro, vado giù, chiudiamo gli occhi. Tre respiri, al terzo espiro torno su. Sciolgo. Ripeto. Inspiro, occhi chiusi, espiro, vado giù. Espiro, torno su. Sciolgo. Ultima volta, inspiro. Chiudo gli occhi, espiro, vado giù. Uno, due. Facciamo un esercizio nuovo, esercizio della U, che ci permette di migliorare questo esercizio, questo appena fatto della C. Sempre i piedi li lasciamo in questa posizione come per la C, solo che le mani al posto di andare a prendere le dita dei piedi le inseriamo nelle gambe, nel foro che si forma nelle gambe, le facciamo uscire fuori da sotto le gambe, prendiamo le caviglie, i piedi, appoggiamo bene le mani come riusciamo e facciamo un'altalena. Dondoliamo un po' a destra e un po' a sinistra. Contiamo fino a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 e sciolgo, perfetto, e riproponiamo la 10. Ascoltiamoci, vediamo se qualcosa è cambiato, se qualcosa è migliorato, se è tutto uguale a prima. Quindi, piedi sempre uniti con le piante, mani che toccano le dita dei piedi, inspiro, lo proponiamo solo una volta, inspiro. Occhi chiusi, espiro, vado giù. Tre respiri profondi. Uno, due, tre. Benissimo. Passiamo all'esercizio successivo. L'esercizio della D. Ve lo faccio vedere prima. Così davanti, poi mi metto sul fianco. Allora, gambe distese, lavoriamo sull'acqua. Questo è l'esercizio quindi della D. L'acqua ha anche qui due meridiani che sono Rene e Vescica. Quindi inspiriamo, espiriamo, andiamo giù, tocchiamo con le mani i piedi. Se riusciamo, dita delle mani, tocchiamo l'arcata dei piedi, pollici, i talloni, gamba tesa, non piegata. Se non riesco ad arrivare fino ai piedi, appoggio le mani fin dove non sento dolore. L'importante è che la gamba non venga piegata. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Occhi chiusi. Inspiro, espiro, torno su lentamente, ripropongo altre due volte. Ok, di nuovo, inspiro, espiro, vado giù. Uno, due, tre. Torno su, sciolgo,
sciolgo. Perfetto. Altro esercizio per migliorare l'esercizio della D, dell'acqua. Questi esercizi, vi ricordo, sono importanti questi che servono per migliorare. Uno, ok, per migliorare l'esercizio dell'elemento, quello che abbiamo fatto. Due, importantissimo per notare la differenza tra il prima e il dopo, per imparare ad ascoltarsi di più, perché lo scopo di questa pratica, oltre al benessere fisico, mentale, spirituale, è anche imparare ad ascoltarsi. Se noi impariamo a capire cosa accade dentro di noi, tutto diventa molto più semplice e state bene. Quindi, stessa posizione della D, ma dobbiamo immaginare di camminare con i glutei in questo caso. Quindi, allungo la gamba e anche il braccio con la mano e vado, alterno in questo modo, 1, sempre gamba tesa, 2, 3, 4, 5, 6, io arrivo fino alla fine del futon, 7, dalla regia mi dicono stai calmo, non andare troppo avanti, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, perfetto, ritorno indietro, quindi con i glutei, ve lo faccio vedere anche di fianco, faccio giusto qualche passetto, con i glutei cammino, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, proprio lo scopo è quello di prendere e allungare dal gluteo al piede tutta la gamba. Perfetto, riproponiamo l'esercizio della D. Gambe distese, anzi, mi metto in fianco. Gambe distese, inspiro. Occhi chiusi, espiro, vado giù. Piedi, gamba distesa, non piegata, piuttosto appoggio le mani fin dove la gamba rimane distesa. Respiro, mi ascolto. Cerco di notare se qualcosa è cambiato rispetto a prima o se è tutto uguale, ma va bene. Respiro. E sciolgo. Benissimo, perfetto. Passiamo all'elemento successivo, rappresentato dall'esercizio della E. Lavoriamo sull'altro fuoco. Fuoco ministro. Questo esercizio possiamo farlo semplicemente con le gambe incrociate. Vedete il vostro corpo cosa riesce a fare. Loto, quindi incrocio bene le gambe, i piedi sulle cosce opposte, oppure come faccio io, il mezzo loto. Perfetto. Poi le mani e le braccia le incrocio e vanno ad appoggiarsi rispettivamente sulle ginocchia opposte. Lavoriamo quindi sul fuoco ministro, ministro del cuore, triplice riscaldatore. Respiriamo tre volte, ripeto l'esercizio, tre respiri ognuno. Inspiro profondamente, chiudo gli occhi, espiro, vado giù col capo. Respiro tre volte, uno, mi ascolto, due. Su. Perfetto. Ripeto, inspiro, occhi chiusi. Siete al sicuro, potete chiudere gli occhi. Ascoltatemi. 2, 3. Espiro, torno su lentamente. Pronti per l'ultima volta, inspiro, espiro, vado giù. Terzo espiro, torno su, occhi
esercizio, ultimo esercizio della serie, l'esercizio della F. Lavoriamo sul legno. Aprite bene le gambe, più che potete, senza ovviamente percepire dolore. Quindi se qua c'è dolore, mi ascolto, diminuisco, arrivo fin dove il dolore non c'è. Perfetto. Quindi ascoltatevi. Scelgo la gamba su cui partire. L'importante è che sia quella dove sentite meno dolore. Inspiro profondamente. Questo esercizio lo facciamo ad occhi aperti, guardando davanti a noi. Inspiro, porto su le braccia, espiro, vado giù su una gamba, guardo davanti a me. Qui bisogna stimolare la vista perché nel legno la vista è importante. Stiamo lavorando su fegato e cistifellea. Lavoriamo bene su questo elemento anche perché qui è rappresentato dall'emozione della rabbia. Espiro, torno su, sciolgo. Perfetto. Di nuovo, inspiro, espiro, vado giù. Anche qui la gamba è sempre ben distesa, non piegata. Se non riesco ad arrivare giù in questo modo, ma riesco ad arrivare anche solo fin qua e la gamba è distesa, va bene lo stesso. Uno, due, tre, e su. Rimango in ascolto, sciolgo, inspiro, ultima volta su questa gamba, vado giù. Uno, due, tre, espiro, torno su. Ok, passiamo sull'altra gamba. Se il mio corpo percepisce che ha piacere comunque di andare oltre, quindi se arrivo fin qua, ma il mio corpo vuole andare un po' più giù, lo faccio sempre espirando. O al contrario, se non riesco ad andare più di così perché sento dolore, torno un po' indietro dove non sento dolore, lo faccio sempre espirando. Inspiro, espiro, vado giù. Sempre occhi aperti. Sciolgo. Inspiro. Espiro, vado giù. Uno. Due. Tre. Torno su, provate anche a notare quale delle due gambe è quella in cui si riesce meglio. Ad esempio, io parto solitamente dalla destra perché qui riesco meglio, è più semplice. Qua un po' più duretta la situazione, un po' più dolorosa. Quindi questo significa ascoltarsi. Ultima volta, giù, uno, due. Tre, e sciolgo. Ottimo, sciogliamo tutto il corpo. Perfetto. E adesso, ultima posizione, ritorniamo nella posizione iniziale che è quella della Z, in cui ci sdraiamo comodamente a pancia in su. Facciamo la breve meditazione. Io mi siedo, ok, rilassatevi bene a terra, pancia in su, occhi chiusi, proprio cercate di percepire il rilassamento nel vostro corpo. Io rimango seduta così potete sentirmi meglio. Portiamo l'attenzione al respiro innanzitutto.
entra delicatamente, raggiunge l'addome, l'addome si gonfia. E all'aria che esce dal naso, dalla bocca, e l'addome si sgonfia. Gli occhi sono chiusi, la bocca è chiusa e possiamo così ascoltare ciò che il nostro cuore e la nostra mente ci vogliono raccontare. Rilassiamo tutto il corpo, lasciamo andare ogni tensione, lasciamo andare ogni pensiero, ogni distrazione. Esterna, riportando l'attenzione sempre al respiro, all'aria che entra e all'aria che esce. Osserva che non ci siano tensioni nel tuo corpo e lascia andare tutte le distrazioni. Nulla ti può disturbare se la tua mente è concentrata in un punto, se la tua mente è concentrata sul respiro. Porta la tua attenzione al respiro. Corpo è ben disteso, a partire dalla cima del capo. I muscoli del viso sono rilassati. Rilassa il collo, la gola. Rilassa le spalle e lascia andare ogni tensione accumulata. Rilassa le braccia, le mani che sono ben distese lungo il corpo. Rilassa la schiena a partire dalla parte alta in corrispondenza del petto, fino a raggiungere la parte alta in corrispondenza dell'addome. Rilassa i fianchi, le gambe, distese, rilassate, non incrociate, e i piedi morbidi lasciate andare nella loro posizione naturale. Il tuo corpo è completamente avvolto da un'energia luminosa, è completamente rilassato.
rilassato. Porta la tua attenzione a questa energia. Porta l'attenzione a questa energia dorata che dai piedi risale verso le gambe, raggiunge le ginocchia, le cosce. La accogli nelle mani, nelle braccia, nelle spalle. La percepisci nella cima del capo, in ogni singolo muscolo del tuo viso, la gola, il collo. Raggiunge nuovamente le spalle e arriva al cuore. Percepisci questa meravigliosa sensazione di infinito amore. Percepisci come il cuore distribuisce questo immenso e infinito amore a tutti gli organi del tuo torace, del tuo addome, del tuo corpo. Percepisci come il tuo cuore, come il tuo corpo, dalla cima del capo ai piedi, è avvolto da questa meravigliosa energia, da questo infinito amore. Fai dono di questa nuova consapevolezza che questa energia ti ha donato, questa consapevolezza del tuo corpo, questa consapevolezza di questo infinito amore. E dona questo amore a tutti gli esseri viventi e non, a tutte le persone che in questo momento sono accanto a te, a tutte le persone che in questo momento sono distanti ma vicine a te, col pensiero, con le parole, a tutte le persone che in questo momento hanno bisogno del tuo amore. Più amore doni, più amore ricevi. Ora la mia voce conterà da 5 a 1. Quando arriverà a 1, lentamente ascolta le mie parole. 5. Inizia a percepire le sensazioni che arrivano dall'esterno, la temperatura esterna. Inizia a percepire il contatto del tuo corpo con la terra. E quando il tuo cuore e la tua mente diranno di sì, fai dei piccoli e lievi movimenti con le mani, con i piedi. Fai un bel sorriso e apri gli occhi. Bene, siamo giunti al termine, spero vivamente che sia andato tutto nel miglior modo possibile, ma comunque l'importante è essere stati presenti, l'importante è essere stati soprattutto presenti con voi stessi, che è quello che lo yoga giapponese vi dona ogni volta, e anche lo shiatsu. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati, per aver seguito la diretta, ma anche ringrazio le persone che seguiranno successivamente nei giorni prossimi il video. Per qualsiasi cosa, come sempre, contattatemi, sono a disposizione, sono sempre a vostra disposizione, mi potete seguire nella mia pagina personale oppure nella pagina della mia attività, Ilaria Mundo Shiatsu, yoga per bambini, yoga della risata, nella pagina dell'associazione mia, e ovviamente in diretta tutte le settimane, dal lunedì al giovedì, sulla pagina del comune di Volvella. Vi ricordo che c'è il prossimo appuntamento alle ore 16 con We Like Volvera. Seguiteci, siamo sempre distanti ma comunque sempre tutti uniti.
non mi resta che salutarvi. Vi aspetto comunque domani mattina con Alessandro per il mini corso di Shiatsu, sempre alle ore 11. Grazie di tutto. Namaskar, we like Volvera.